Buona serata a tutti ragazzi, finalmente siamo riusciti a vincere un big match come si deve e oggi devo dire che sono veramente contento perché ho visto una Juventus non perfetta, perché la perfezione secondo me non esiste, ma veramente ottima. Sull'1-0 abbiamo concesso anche poco, non abbiamo subito gol, una cosa importantissima in un big match dove abbiamo subito gol alla fine contro la Lazio, contro l'Atalanta, anche contro la SPAL, contro l'Udinese, abbiamo subito gol da chiunque praticamente, e non subire gol al Meazza contro il Milan a Milano, appunto, è una cosa molto importante a mio avviso. Abbiamo fatto una partita molto intelligente a tratti anche molto bella, nel senso che i due gol sono arrivati grazie a quelli che a me piacciono, le azioni che a me piacciono, movimenti senza palla, fraseggi, finte di corpo, quindi veramente una gran bella partita della Juventus. Adesso però bisogna anche dire sinceramente che avete strarotto il cazzo con sto Mandzukic esterno sinistro, che allora ci è andata bene perché poi dal 30esimo al 45esimo secondo me sul 2-0 può capitare di tutto, possono fare un gol in mischia e può ribaltarsi l'umore dei giocatori in campo, va bene, e Mandzukic che si mangia il 3-0 perché non ha la freddezza, non è veloce, non è tecnico, lanciato da Higuaín perfettamente, veramente io là mi sono davvero incazzato, non solo con lui, perché secondo me lui rimane una prima punta, non solo con Allegri che ha preferito levare Khedira, che non ha fatto una partita fantastica, però a quel punto mi metti Costa al posto di Mandzukic, che è morto, era stanchissimo, e già di per sé dall'inizio secondo me da esterno ha fatto pena, perché io da esterno voglio vedere uno che spinge. Che spinge e che torna, certo, ma Costa, ragazzi, se tu gli insegni a tornare, lui torna, però di più di Mandzukic ha che quando si riparte fa male, fa male nel senso fa male all'avversario, mentre Mandzukic fa male a noi stessi. Io non ho nulla contro il giocatore Mandzukic, Mandzukic è una grandissima prima punta, non puoi snaturare il ruolo, perché io ho fatto per anni la prima punta. E gi quando giocavo esterno, a fine primo tempo ero morto, va bene? È impossibile adattare una prima punta a esterno di centrocampo o d'attacco, perché non è compito suo. È inutile che Allegri tiri fuori. Per questo io gli do un voto in meno ad Allegri, perché se tu vedi che alla fine giocavamo in 10, quasi in 9, perché anche Pjanic verso la fine non ce la faceva più, ma da lui posso anche capire. Allora significa che sei autolesionista. Detto questo, a parte queste note, poi da sottolineare di negativo c'è Lichtsteiner, vabbè, ma Lichtsteiner ha fatto anche un salvataggio. Oggi non sono uno che parte per partito preso, sono uno di quelli che dice che Lichtsteiner non va più messo titolare, sono d'accordo assolutamente al 100%, però quando fa un salvataggio bisogna dirlo. Altra cosa, il salvataggio di Buffon, miracoloso, grande Gigi, grande Rugani sulla traversa di Kalinic, però bisogna anche dire un'altra cosa, a mio avviso, che la fatalità è partito, tra l'altro l'azione del Milan è partita da un fuorigioco fischiato a Mandzukic inesistente, qualora fosse entrato quel gol. Si parlava di retroattività, io non penso, allora cercate di essere, di fare chiarezza con questo cazzo di VAR, perché sta facendo veramente casino. E noi avevamo tutto il diritto di incazzarci perché là fuorigioco fischiato Mandzukic, non che inesistente, e praticamente il pallone era andato in calcio d'angolo, ok? Da un possibile calcio d'angolo nostro a un'azione del Milan che poteva portare al pareggio momentaneo del Milan. Quindi, sinceramente, sono cose che bisogna, non voglio attaccare, ripeto, attaccarmi al VAR, però sono cose che bisogna dirle. Quando si analizza una partita bisogna dire anche le cose che fanno parte non solo delle due squadre, ma anche del per quanto riguarda l'arbitraggio, il Milan, ragazzi, è stato sopravvalutato in fuori maniera perché ha speso 200 milioni in estate. È veramente una cosa. Io l'avevo detto, io l'ho pronosticato che arriverà quinto. Non lo so adesso cosa arriverà alla fine, però, come arriverà alla fine, però, sinceramente, vabbè, mancava Bonucci, ma questo Bonucci ultimamente non è che aveva fatto grandissime cose. Ho visto un Milan scarico mentalmente da un punto di vista di agonismo nel secondo tempo, quando tu eri sotto solo di un gol, dovevi fare di tutto per cercare di pareggiare la partita, invece non l'hanno fatto. E dall'altra parte la Juve ha continuato dopo secondo me, il passaggio a vuoto, il passaggio
che ha sfilato così tanto Kalinic, nel secondo tempo la Juventus si è risvegliata, perché alla Juve in questo periodo serve un'azione avversaria per risvegliare la squadra. E abbiamo attaccato, abbiamo fatto il 2-0, abbiamo sfiorato più volte il 3-0. Però bisogna anche essere appunto equilibrati, essere contentissimi per questa vittoria, per come è arrivata, perché abbiamo vinto e convinto. Però ci sono moltissime cose da migliorare. Io ripeto che il centrocampo 2 non va, a mio avviso non va. E se vogliamo mettere il 4-2-3-1, si insegna a Costa a ritornare, ma Costa va messo al posto di Mandzukic, perché nelle ripartenze oggi 4-5 volte ci fosse stato Costa al posto di Mandzukic, saremmo stati letali. Secondo me, già il primo tempo con Costa in campo poteva finire benissimo 2-3-0. Oggi, invece, con Mandzukic abbiamo rallentato molte volte l'azione, e quell'azione lì, che praticamente sbagliata, diciamo così, ma che era da solo controportiere, è tornato indietro praticamente, è l'esempio di quello che dico da mesi e mesi e mesi. E voi continuate a dire no, hai torto, Mandzukic torna. Se volete un centrocampista in più, perché Allegri ha detto è un centrocampista aggiunto, ok, ma se in attacco facesse qualcosa di più mi andrebbe bene. Se invece a te serve un centrocampista in più, basta che metti un centrocampista, non serve che metti Mandzukic. Va bene, quindi vabbè, a parte questo, partita vittoria meritatissima. Dybala oggi mi è piaciuto, solo che è molto meglio sull'ultimo passaggio. Oggi ha giocato, diciamo, tra le linee, è quello che deve fare Dybala. Nei tiri è stato scandaloso, vabbè, tralasciando questo, però nell'ultimo passaggio è stato formidabile. Altro giocatore che mi è piaciuto moltissimo, Asamoah, ha sbagliato qualcosina, sono sicuro e sono d'accordo, ha sbagliato qualcosina, ma a me oggi è piaciuto davvero, a parte appunto quelle due o tre puttanate che ha fatto. Rugani mi è piaciuto moltissimo perché ha salvato un gol, la sua traversa ha salvato un gol, ma a parte quello ha dato secondo me sicurezza alla squadra. Chiellini, quando dico che è uno dei è sopravvalutato, è perché ad esempio la parata di Buffon l'ha arrivata su erroraccio di Chiellini di lettura dell'azione, e quelle cose secondo me non puoi farle se sei un giocatore professionista e se sei un giocatore con esperienza internazionale. E Chiellini, secondo me, ha fatto una grandissima cazzata. Vabbè, Asamoah l'ho detto, e poi Higuaín. Higuaín, potete dire quello che volete, è grasso, ciccione, mangia tanto. Però, ragazzi, tra l'altro, che in questo periodo, secondo me, mentalmente, ma anche e soprattutto fisicamente, si vede che è migliorato molto. E ha fatto due gol da paura. Il primo, molto simili, però il primo controllo e tiro in una frazione di secondo, l'altro finta di corpo, tiro sempre sul primo palo, gol. Sono cose che puoi dire è colpa del portiere perché l'ha preso sul primo palo, però sono veramente questioni di frazioni di secondo, che un portiere non occupa 7 metri di porta, che è la larghezza della porta. Quindi sono veramente contento anche per lui. Buffon ha fatto un paratone. L'unico che a me non è piaciuto oggi, per quanto riguarda il complesso, è Allegri, che secondo me doveva mettere Costa al posto di Mandzukic. E a quel punto Matuidi me lo metti direttamente a Lisbona. Tutto lì. Perché comunque ci vuole più tempo per un centrocampista adattarsi alla partita e ai ritmi partita. Mentre un attaccante esterno, basta che gli passi il pallone, soprattutto se questo qua è qualitativamente forte, valido, e ti brucia il campo in una maniera meravigliosa. E mi spiace, appunto, l'unica cosa, questa nota negativa di Allegri. Per il resto sono contentissimo. Vittoria strameritata. Poteva finire in maniera più roboante, secondo me. E niente, su Mandzukic sapete come la penso, su questo modulo sapete come la penso, però ripeto, se vogliamo usare questo modulo al posto di Mandzukic devi mettermi un Douglas Costa, fine, non c'è null'altro, non c'è da discutere, non c'è, oggi secondo me è proprio l'esempio, fine. Niente, detto questo, ragazzi, secondo me il migliore in campo oggi comunque è Higuaín, a parte la doppietta, ha fatto un lavoro. Da quando è alla Juve fa un lavoro, quando è in forma ovviamente, fa un lavoro di sacrificio per la squadra, allucinante, ha lanciato in porta Mandzukic, ha fatto veramente un grande lavoro a parte la doppietta, secondo me per la doppietta, ma per il lavoro che è come se avesse fatto tripletta alla fine, perché ha fatto un lavoro pazzesco, e poi in più mi fai anche doppietta, significa che sei freddo davanti alla porta nonostante la fatica immensa che fai. Secondo me Higuaín si merita 9, di solito per una doppietta do 8, 8 e mezzo, però si merita 9 assolutamente. Detto questo, ragazzi, vi auguro buona serata a tutti, sempre fino alla fine Forza Juventus, e la prossima è lo Sporting Lisbona, a Lisbona, che se si vince si sarà,
saremo matematicamente qualificati agli ottavi di finale. Detto questo, forza Juve sempre, per il momento siamo primi, ma non conta un cazzo, lasciamo agli altri festeggiare i momentanei primi posti. Ciao a tutti e forza Juve!